sul circuito di Lignano Sabbiadoro, gara 2 del secondo round del trofeo nazionale dell'Academy Champion Car Series per la categoria Six Speed, l'unica categoria dell'intero Circus Academy Champion Car Series che ha le marce, quindi non con un motore monomarcia ma con sei marce, una belva da gestire in pista. Mentre vediamo c'è un problema già per Isakian, che è l'autore del miglior tempo. C'è un problema sul suo kart, colui che ha vinto gara 1 e che quindi partirà in pole position, Marco Angeletti, ha delle difficoltà al cambio. Cosa sta succedendo? No, ma forse semplicemente aveva rallentato molto, si era quasi fermato come in questo caso per provare poi lo spunto in partenza. Aveva preso troppo vantaggio e ha dovuto quasi fermarsi per fare in modo di non aspettare troppo poi i suoi avversari sulla linea di partenza. Poi quella che è la, diciamo, l'abitudine di provare un po' la partenza è una sorta di abitudine che questi piloti nel giro di formazione compiono ed viene tollerata, anche se poi il regolamento in linea generale lo vieterebbe. Bandiera verde sulla sinistra, Isakian vincitore di gara 1, poi Salvetti, Bresaola, Torment. Partito bene, partito male invece Isakian, è partito molto bene Salvetti, che va subito al comando della gara, seguito poi da Bresaola e Torment, mentre è partito malissimo il russo con il numero 17, che adesso occupa la terza posizione, e dietro c'è battaglia tra Torment e insomma altri piloti, con il leader che a questo punto è Salvetti, che è partito bene dalla seconda posizione. Sì, Matteo Salvetti è partito molto molto bene, adesso è difficile valutarlo da qua, ma potrebbe anche essere che lui partendo in linea esterna in questo caso si è trovato favorito, proprio perché dove c'era il transito della traiettoria nella gara precedente, quindi la pista un pochino più asciutta. È difficile capirlo dal monitor, ma questa potrebbe essere una spiegazione verosimile. Intanto con il numero 55 Marco Torment spinge per cercare di recuperare posizioni là dietro. Intanto Massaro, che occupa la seconda posizione, spinge per superare Salvetti. Guardate che battaglia dietro con il russo che non ci sta, ma viene superato da Eddie Gaburri, sfortunato in gara 1, un paio di uscite di strada in pratica lo hanno attardato e ha dovuto sempre ricominciare quasi dal fondo. Intanto c'è un contatto tra Torment e Bresaola, sono proprio loro due, Torment e Bresaola, che vedete si scusa Torment, ma in pratica i due non riescono a rientrare in pista, o quantomeno perdono molto tempo, adesso ci provano, mentre là davanti ancora col 10 e il 17 quindi con Salvetti e Isakian a giocarsi la prima posizione. Un Salvetti scatenato, ma che recupero anche di Isakian dopo una pessima partenza. Sì, lui è partito male, ma poi ha subito messo un ritmo elevatissimo, ha dato subito un ritmo elevatissimo alla sua gara e si è subito riportato a cavallo dei primi. E il contatto riguardava proprio Rodolfo Massaro, che dalla seconda posizione è precipitato, e Marco Torment, che adesso in pratica i due devono ancora rientrare in pista, quindi Massaro e Torment si sono autoeliminati. Sì, la dinamica dell'incidente è stata molto chiara, ripresa benissimo dalla nostra regia. Torment ha azzardato un po' un attacco con la pista difficile, è arrivato lungo, ha sostanzialmente tamponato l'avversario, la gara è finita per tutte e due. Non vedo una responsabilità gravissima, è un contatto di gara, certamente un peccato, perché la gara di entrambi è stata pregiudicata al primo giro in una gara così lunga, invece una gara anche importante, perché ovviamente è una gara che assegna più punti di gara 1 e quindi nell'economia del campionato è molto molto importante cercare di fare punti in ogni appuntamento, perché ovviamente al di là del fatto che si possono scartare due risultati, la classifica inizia a delinearsi ed essere molto importante. Pallino verde in alto a sinistra per il numero 32, Giovanni Costenaro, che ha superato Michele Bresaola, in difficoltà, autore di una gara 1 strepitosa che poi ha chiuso in terza posizione. Matteo Salvetti là davanti, che invece fa di tutto per cercare di resistere a Isakian. Li vediamo, i primi due ormai hanno preso circa un secondo di vantaggio su Gaburri, Costenaro, Bresaola, Tolfo, Cenedese, poi molto più tardati Massaro e Torment. Sì, che fa di tutto, lo si capisce dal cronometro. Matteo Salvetti 50-480 il giro veloce alla chiusura del terzo passaggio, quindi una prestazione molto importante, prestazione importante anche per Marco Cenedese, che al settimo posto sta cercando di risalire dopo una partenza non felice, anche lui molto veloce, ma subito risponde il russo 50-126, quindi nuovo giro veloce. Quando si è chiuso il quarto giro si entra nel quinto passaggio, la coppia di testa lo
vediamo dalle immagini, sono uno nella scia dell'altra. La gara sarà molto molto lunga, quindi nulla ovviamente ancora è deciso, si studieranno i due avversari perché hanno un bel margine sul il terzo in classifica, che appunto in questo momento è Costenaro. Giovanni Costenaro, autore di una rimonta straordinaria, sta cercando di spingere, in pratica gira sugli stessi tempi di Salvetti e Isakian, e si porta con sé Edoardo Rolfo in quarta posizione, poi Gaburi, Bresaola, Cenedese, Massaro e Tormen invece sono fuori dalla gara, mentre là davanti ancora il duo di testa Salvetti Isakian deve fare i conti con Costenaro, che abbiamo visto inquadrato entrare nell'inquadratura in questo momento, che ha fatto segnare il giro record 50 e 0,58, due decimi rosicchiati a Salvetti Isakian, un secondo e quattro tra i primi due e gli inseguitori, che vediamo sfilare adesso con Costenaro, poi Tolfo in questo momento, ecco arrivare Gaburri, Cenedese, insomma davvero un bel gruppo. Sì, un bel gruppo, e abbiamo visto anche una bellissima immagine del russo Isakian alla chiusura del quinto passaggio, con una staccata al limite per prendere la scia dell'avversario di Matteo Salvetti. I due si stanno sostanzialmente confrontando sugli stessi tempi, perché hanno fatto 51 tutte e due nell'ultimo passaggio. Chi è riuscito un pochino a guadagnare da questa bagarre tra i due leader della corsa è stato appunto Costenaro, che ha guadagnato un decimo, ora è in terza posizione a un secondo e mezzo. Potrebbe, se questa bagarre davanti a lui si intensifica nella seconda parte di gara, guadagnare ancora qualche metro e quindi questa lotta per la vittoria diventare a tre. Edoardo Tolfo in quarta posizione sta facendo una bellissima gara, ottimo il suo passo anche lui, 49,6, quindi la pista continua a migliorare. Edoardo Tolfo, va ricordato, è il campione in carica della categoria Academy, quindi dal monomarcia, dalla categoria più importante del monomarcia, è passato al cambio di velocità, quindi salito di potenza in questo percorso, in questa possibilità che il contenitore agonistico, che è l'Academy Champion Kart, consente. Intanto lo vedete anche a vista d'occhio, Costenaro si avvicina ai primi due, ancora un giro record, il terzo consecutivo con cui Giovanni Costenaro si avvicina a Salvetti e Isakian, che occupano la prima e la seconda posizione, con il numero 32 inquadrato Giovanni Costenaro, autore di un giro pazzesco, 49,480, tre decimi rosicchiati nei confronti di Salvetti e tre decimi nei confronti di Nerses Isakian, il russo che occupa la seconda posizione. Edoardo Tolfo occupa la quarta posizione, comoda nei confronti di Marco Cenedese. Michele Bresaola invece ancora sfortuna per Edi Gaburri, che nell'ultimo giro ha fatto segnare un parziale di 1,01,355, quindi problemi ancora per Gaburri, che dopo gara 1, dopo una bella partenza come in gara 1, purtroppo viene segnalato con problemi seri. Intanto Cente e Costenaro ancora una volta giro record, ormai Marco Angeletti ha ripreso i primi due a suon di giri record negli ultimi quattro passaggi, si è rifatto sotto 49,325, un altro mezzo secondo recuperato in una sola tornata sui primi due. Sì, l'ultimo giro in particolare è stato il giro perfetto, perché è riuscito a recuperare più di tre decimi, che in questa categoria è veramente molto difficile, con il passo gara che stanno avendo i primi due, che è di tutto rispetto perché stanno viaggiando sotto il 50, 49,7, 49,6, questo è il loro passo, ma le immagini parlano chiaro, ormai lui è nella scia, questa lotta per la vittoria diventa a 3 e quindi sarà tutta da gustare. Abbiamo chiuso l'ottavo giro, si va per il nono, la gara è molto molto lunga, quindi tutta da vivere, perché sarà una gara non solo di prestazione ma anche un gioco di nervi tra questi tre piloti al comando della corsa, perché non potranno sbagliare, soprattutto quando andranno a decidere di tentare un attacco, come in questo caso vedete il cambio di traiettoria ideale potrebbe ancora essere portatore di rischi, perché come abbiamo detto la traiettoria è veramente asciutta adesso ed è veloce, ma fuori dalla traiettoria c'è ancora la pista umida, la pista sporca. Salvetti e Costenaro, Salvetti e Isakian di fatto stanno rallentando la corsa di Costenaro, che adesso deve trovare assolutamente lo spiraglio per passare, si è dimostrato più veloce dei primi due, perché dietro Edoardo Tolfo ha di fatto guadagnato tre decimi, 49,263, miglior tempo sul giro per il pilota che abbiamo visto sfilare adesso in quarta posizione, che a vista d'occhio si sta avvicinando ai primi tre. Quindi Costenaro, per parare la rimonta di Edoardo Tolfo, a questo punto deve cercare di superare i primi due in maniera più rapida possibile, perché vediamo, eccolo inquadrato adesso, uno straordinario Edoardo Tolfo che a suon di giri record, di giri veloci, insomma si sta facendo sotto, mentre il più veloce del gruppo in questa tornata
fermata è stato Matteo Salvetti con 49.398 e ha guadagnato un decimo su Costenaro. Sì, sicuramente Tolfo adesso è quello che è più libero, guida in scioltezza perché i tre al comando hanno tutti una guida un pochino più sull'avversario, devono cercare uno di attaccare, uno di difendersi e quindi non riescono a guidare in scioltezza, mentre Tolfo invece sta parlando solo col suo cronometro, sta parlando col suo go-kart, li vede vicino, quindi questo gli dà anche motivazione, sta guidando molto bene, la pista sta andando nella sua direzione, si sta asciugando sempre di più, i tempi stanno arrivando, anche se in questo passaggio proprio Matteo Salvetti al comando ha reagito con un bellissimo tempo 9.49.219, quindi il giro veloce della gara, ha cercato di dare un segnale agli avversari, probabilmente alle sue spalle, dicendo che non è lui in difficoltà ma sta cercando di gestire un po' quello che è la corsa, perché come abbiamo detto la corsa comunque è lunga, siamo adesso al giro di boa, 9 giri al termine, l'11° concluso dai piloti al comando, e dopo 4-5 giri record Costenaro probabilmente ha alzato un attimo il piede per lasciare respirare le sue gomme. Sì, questa è un'osservazione sicuramente concreta perché le gomme ovviamente vanno sotto stress ed è difficilissimo fare più di 5 giri a questi livelli, ovviamente vanno fatte anche un pochino raffreddare, le gomme lavorano a una temperatura ideale di circa 80 gradi, ma quando si forza molto con il Six Speed soprattutto, che è un kart molto impegnativo perché ha 40 cavalli di potenza e si va a cercare la massima prestazione, dopo 5-6 giri inizia a andare un po' tutto in crisi, quindi è molto più conveniente lasciare raffreddare tutto per uno o due giri mantenendo un passo un pochino più tranquillo e poi ritornare ad attaccare gli avversari. Pochi millesimi di distanza sul tempo in questo giro, nell'ultimo giro con Nelson Isacchi, che è anche stato il più veloce con 49.228, non è il giro più veloce della pista ma il giro della gara, ma è il suo giro più veloce, ma gli altri a pochi millesimi, con Salvetti leader della gara seguito da Isacchi e Costenaro. Tolfo in quarta posizione, staccato di 2 secondi rispetto ai tre leader che vediamo sfilare in questo momento, e subito sullo sfondo compare anche Edoardo Tolfo, poi Cenedese, Bresaola, Gaburri, Massaro e Tormen. In una gara ne mancano 7 alla conclusione di giri, con la categoria kart Six Speed, in pratica l'unico progetto Academy dotato di cambio di velocità, Angeletti. Sì, il progetto Academy è articolato su 6 categorie, è la categoria che noi definiamo regina, quella che ha più potenza in termini di cavalli nel motore, quasi 40 cavalli, mentre il telaio è un telaio di casa Parolin, un telaio molto divertente da guidare ma uguale per tutti, quindi un monomarca in cui c'è telaio Parolin come detto, motore TM K9, anche questo uguale per tutti, e poi le gomme Vega Academy, che sono il denominatore comune per 5 categorie su 6, perché poi l'Academy, quella della CIC-FIA monomarcia che andremo a vedere in diretta tra poco, invece corre con gomme Bridgestone, per cui i piloti con un mezzo molto prestazionale si possono confrontare sapendo che comunque il kart è più o meno uguale per tutti, contano le regolazioni, conta l'assetto, conta l'esperienza del team, ovviamente può fare la differenza, e poi soprattutto deve primeggiare il pilota. Questo è l'obiettivo un po' comune denominatore del programma Academy Champion Kart in tutte le categorie. Con un Matteo Salvetti che negli ultimi 2 giri ha messo del margine interessante tra sé e gli inseguitori, adesso staccati di 9 decimi, Salvetti leader, Matteo Salvetti, con Isacchia e Costenaro impegnati in un testa a testa, e superare il russo non sarà certo così facile, così come vediamo per Giovanni Costenaro. In quarta posizione Edoardo Tolfo, che in pratica mantiene una distanza ormai che non riesce ad annullare rispetto ai primi tre. Intanto l'attacco di Costenaro con di Isacchia, e va a prendere la seconda posizione a questo punto, vediamo se il numero 32 cercherà di prendere Matteo Salvetti, che ha fatto segnare il tempo record sul circuito per quello che riguarda questa categoria, 48.960, ha dato ben mezzo secondo a Isacchia e Costenaro. Sì, Costenaro ha visto che stava sostanzialmente perdendo tempo sul leader della corsa Salvetti, Costenaro, che vediamo proprio su Isacchia se ne sta andando, segno che il russo stava rallentando di fatto il pilota italiano. Sì, era percepibile anche a occhio, perché prima a cavallo dell'ottavo giro avevamo al comando della corsa 3 piloti raccolti in 2 decimi, mentre qua le immagini fanno capire come il primo, il leader della corsa, Matteo Salvetti, che è in gara con i colori del team driver di De Lucchi, un grandissimo esperto come team manager ma anche pilota di categorie shifter con il cambio di velocità, stava guadagnando troppo terreno, per cui Costenaro ha rotto gli indugi sul russo Isacchian ed è passato
passato, ora sta cercando di capire se negli ultimi quattro giri, pochissimo manca al termine della corsa, riuscirà a recuperare quel secondo e mezzo che invece il leader Salvetti è riuscito a mettere tra sé e gli avversari. Un Matteo Salvetti che in gara 1 aveva ottenuto una seconda posizione preziosa, in gara 2 la prima posizione, attualmente leader a meno di 4 giri dalla conclusione. Nerses Isakian che ha vinto gara 1, ma adesso deve stare attento in gara 2 anche perché rischia la terza posizione rispetto al ritorno di Edoardo Tolfo. Possiamo dire che sono questi i nomi dei piloti che si candidano al tricolore? Assolutamente, questi sono piloti che hanno dimostrato di andare molto molto forte. La stagione è lunga, lo ricordiamo, 7 appuntamenti, il prossimo già in programma tra 15 giorni sul circuito di Pomposa, si correrà il 4 e il 5 di maggio, una pista storica dell'Emilia Romagna e dell'Italia in generale, una pista che ospiterà il terzo round, dopo si andrà nel mese di giugno a Lonato per il quarto appuntamento stagionale, il mese di luglio invece il Circus Academy Champion Kart correrà a Siena in Toscana e poi a settembre il gran finale con due appuntamenti che saranno decisivi, quello di inizio settembre a Castelletto di Branduzzo, torneremo quindi in Lombardia, e poi il gran finale, ultimo, settimo e ultimo appuntamento sul circuito di Jesolo, dove si andranno a fare anche le prove generali per la finale internazionale che poi sempre la pista veneta ospiterà nel mese di ottobre. Attenzione a Costenaro perché siamo entrati nel penultimo giro e ha guadagnato 4 decimi secchi su Matteo Salvetti. A questo punto la distanza scende sotto il secondo, in terza posizione Isakian che ha perso nei confronti di Tolfo ben, no, ha perso pochi millesimi, quindi terza e quarta posizione con un distacco di un paio di secondi, quindi Isakian potrebbe meno di un secondo, scusate, quindi Isakian comunque deve controllare il ritorno di Edoardo Tolfo a meno di due giri dalla conclusione, ma soprattutto è aperta la lotta per la prima posizione con Salvetti che deve stare attento a Costenaro. Inizia adesso l'ultimo giro con Costenaro, giro record della pista per quello che riguarda la categoria Six Speed. Ormai lo vede, sente l'odore del tubo di scappamento di Matteo Salvetti, ma manca meno di un giro, a questo punto meno di un chilometro, Marco Angeletti. Sì, operazione quasi impossibile in questo duello finale che è stato bellissimo tra i due piloti, ed è un duello anche che ha contrapposto i due team forse più organizzati nelle categorie di vertice dell'Academy Champion Kart, il team driver, appunto i colori celesti che vediamo al comando, e poi il team di Nico Biasiuzzi NGM che porta in gara Giovanni Costenaro in seconda posizione. Entrambe le squadre di questa zona d'Italia, del nord-est d'Italia, entrambe le squadre profonde conoscitrici del circuito di Lignano Sabbiadoro. E allora andiamo alla conclusione con Matteo Salvetti che vince gara 2 dopo la prima dopo la seconda posizione in gara 1, poi Giovanni Costenaro in seconda posizione, Nerses Isakian il vincitore di gara 1 chiude in terza posizione, in quarta posizione prova strepitosa di Edoardo Tolfo, poi Marco Cenedese, poi Michele Bresaola che rispetto a gara 1 è quello che è mancato di più, poi Edi Gaburri in settima posizione, poi Rodolfo Massaro e Marco Tormen in ottava posizione. Quindi gara 1 Isakian, Salvetti, Bresaola, gara 2, Salvetti, Costenaro, Isakian. Complimenti a Giovanni Costenaro perché in gara 2 con la pista asciutta ha fatto vedere che è uno di quei piloti che in questa categoria vanno tenuti sotto controllo. Sì, lui non si era espresso al meglio questa mattina in gara 1 sul bagnato, ma poi in gara 2 è venuto fuori con tutto il suo potenziale, suo, del suo kart e del suo team. Qui le immagini della partenza dove è stata decisiva anche per poi gestire la gara al meglio, il bellissimo spunto di Matteo Salvetti dalla linea esterna, forse favorito anche da una traiettoria più pulita, ha girato molto bene nella doppia destra nelle prime curve quando la pista era ancora insidiosa con la grandissima potenza di questi kart, e poi ha gestito molto bene nelle prime fasi un contatto, abbiamo visto, ha tolto di gara Tormen che era uno degli attesi protagonisti di questa manifestazione, di questo round 2, e poi abbiamo visto anche il russo Isakian che nella gara 1 aveva dominato sul bagnato diventare, diciamo, fare fatica a mantenere il ritmo sia di Salvetti sia poi in chiusura di gara di Giovanni Costenaro, che è stato forse quello che è risalito meglio, quello che è andato poi più all'attacco, che ha dato grande spettacolo anche al pubblico presente qui a Lignano Sabbiadoro.